Pastore olandese è una razza da lavoro e nasce inizialmente come cane da fattoria per guida delle greggi e tutte le altre mansioni che svolgevano i cani in fattoria, fino all'utilizzo per le forze dell'ordine e polizia e per un più recente utilizzo che è quello sportivo. Il primo standard di razza riconosciuto risale al 1898, quindi è un cane relativamente giovane. E in Italia possiamo contare giovanissimi allevatori e giovanissime linee di sangue da più o meno una quindicina d'anni. È un cane fisicamente strutturato, un cane forte, un cane solido, è un cane rustico, relativamente rustico, è un cane che ha un bel fisico, ma è un cane versatile che può tranquillamente svolgere qualunque tipo di funzione, sia sportiva che di servizio. Per quanto riguarda l'aspetto fisico, è un cane di corporatura media, snello, atletico, e per quanto riguarda le misurazioni, l'altezza al garrese per quanto riguarda i maschi è da un minimo di 57 cm a un massimo di 62, per quanto riguarda le femmine da 55 a 60. Il colore del manto è un colore tigrato che può essere di diverse sfumature su fondo chiaro o su fondo scuro, e l'importante è che sia sempre evidente la tigratura. Le varietà di pelo sono tre: a pelo corto come questo, a pelo lungo e a pelo ruvido. È un cane estremamente socievole e simpatico, per il quale comunque si consiglia sempre una famiglia sportiva o che comunque abbia intenzione di mettersi in gioco intraprendendo una parte addestrativa che aiuta sia il cane che la nuova famiglia a vivere nel migliore dei modi. È un cane che si presta alla qualsivoglia attività, dallo sheepdog alla difesa, all'utilità di difesa, al mongering e tutte le attività ludiche che vogliamo intraprendere con lui. Il suo tipo di fisico e la sua struttura gli consentono di essere un cane agile e un cane assolutamente adatto a qualunque tipo di attività ludico-sportiva e di servizio. È infatti con grande felicità che possiamo dire che finalmente il pastore olandese a gennaio 2020 viene iscritto per l'FCI nelle razze sottoposte a prova di lavoro, cosa che premia gli sforzi degli allevatori e dei conduttori di promozione di questa razza a fini sportivi. Iniziamo a vedere adesso infatti pastori olandesi impiegati nelle diverse discipline sportive FCI, come l'IGP, il mondioring, agility, obedience, ricerca sportiva, oltre che alla detection a livello polizia e militare e a tutti gli altri impieghi più di servizio delle forze dell'ordine. Da buon cane sportivo, è un cane che vive benissimo col suo conduttore, è un che vive per essere nel binomio e dà tantissimo nell'impiego sportivo e di collaborazione col suo proprietario, il suo conduttore. È un cane che ama essere con te, stare con te. E dà tantissimo. In Italia non esiste ancora un club di razza riconosciuto per quello che riguarda l'ENCI. Fino al 2018 si era gareggiato per i mondiali organizzati dal WDSF, che è il World Dutch Shepherd Federation, come stato senza club di razza. E dal 2018 è cambiato il regolamento e siamo stati informati dal board del WDSF che era necessario creare un club sportivo per poter partecipare, regola valida per tutti quegli stati che non avevano ancora un club di razza riconosciuto. Pertanto nell'anno successivo ci siamo organizzati con allevatori, conduttori, allevatori che avevano voglia appunto di intraprendere questo percorso, creando e fondando il club sportivo italiano Pastore Olandese, e ciò ci ha consentito di poterci organizzare per poter gareggiare a livello internazionale. E purtroppo con gli anni del Covid la questione sia gare che organizzativa a livello di richieste è rimasta un po', è andata a essere rallentata, e siamo in attesa di approvazione da parte appunto dell'ENCI. E nel frattempo il club sportivo italiano, il CSI, continua appunto a lavorare, ad andare avanti per tutelare e
far vedere, far conoscere questa splendida razza a tutti coloro che abbiano voglia di avere un cane meraviglioso, ma sfidante, meraviglioso e che ti dà tanto, e versatile ed utile, che si può, diciamo, impiegare in qualsivoglia disciplina, compresa quella di stare a casa col suo proprietario.